Bentornati a Cosa Bolle in Pentola. Oggi sono qua a Cremona, proprio dietro al Duomo, l'osteria La Sosta, con Claudio. Ciao Claudio. Ciao Silvia, benvenuta e bentornata. Grazie, grazie. Allora, ho visto che hai allestito questo spazio esterno in poco tempo, giusto? Fortunatamente siamo riusciti ad avere questo spazio in brevissimo tempo, merito delle autorità, delle nostre autorità comunali che ci hanno supportato. Perché non è stata una cosa semplice riuscire a fare tutto quanto, e adesso possiamo usufruire di questo spazio per tutta l'estate. Fortunatamente, visto che non si può lavorare ancora all'interno, sarà di grande aiuto. Ecco, perché tu hai un bello spazio interno, però non hai mai avuto uno spazio esterno, quindi no, hai dovuto risolvere questo grosso problema. Sì, hanno risolto questo grosso problema, si sono messi tutti d'accordo, fortunatamente siete riusciti ad avere un pezzettino di strada. Esatto, un pezzettino di strada che comunque diventa un grande supporto. Certo, assolutamente. Quanti posti hai qui fuori? Abbiamo una decina di tavoli che possono essere combinati, circa 25 persone più o meno. Come si lavora? Si fa un po' più fatica perché la strada arrivare alla cucina è molto lunga rispetto a prima. Però devo dire che stare fuori, insomma, fa anche piacere, soprattutto adesso che arriva la bella stagione. Certo, quindi lo manterrai questo posticino? Assolutamente, fino a, almeno a settembre, ottobre, poi dipenderà molto dal tempo. Benissimo, allora adesso andiamo in cucina perché ci aspetta Alessio. Con le nostre nuove proposte. Bene, andiamo allora. Allora, eccoci in cucina con tuo figlio, sì, che ha seguito le tue orme. Ciao Alessio. Ciao. Segue le mie orme e spero che faccia anche una strada più lunga della mia. Perché, scusa, dici questo? Perché tu... io dovrei smettere. Ah, in previsione della tua pensione, della meritata pensione. No, non ho sentito parlare di pensione. Pensione, insomma, andrai in giro, farai viaggi. Mi avventurerò in nuove proposte. Ah, beh, allora adesso cerchiamo in mezz'ora di capire che cosa vuol fare Claudio, Allora, certo. Ciao Alessio, che cosa ci prepari oggi? Allora, oggi ho fatto i calamari ripieni, cotti, sì, a bassa temperatura. Sì. Di contorno abbiamo delle puntarelle saltate. Di secondo invece una ricciola con gli asparagi. Buona. E poi dopo una crostatina con chantilly e fragole fresche. Benissimo, allora iniziamo con il primo piatto che ci prepari. Ok. Fai vedere a Tommy che cosa hai preparato. Intanto noi guardiamo e chiacchieriamo con Claudio. Allora, qua devo raccontare? Sì, sì, certo. Allora abbiamo i calamari. Sì. Li puliamo. Ecco, così vediamo, perché non è semplice, no? Pulire i calamari, fare tutte queste cose, anche per chi ci segue magari prende poi spunto. Cosa togli? Certo. La pelle? Togliamo la pelle. Sì. L'osso. L'osso, la cartilagine. Eccola che esce. Certo. Oppla. Bisogna usare dei calamari con una dimensione, diciamo, di queste dimensioni. Un sì, po' un po' più grossi. Di una, cosa saranno? Una decina di centimetri, esatto, forse. Sì. Anche perché poi se vai a fare il ripieno altrimenti non... Esatto, si fa molta fatica si a fa fatica, certo. Allora, le ali e i ciuffi li teniamo per il ripieno. Ok. Poi aggiungiamo dei gamberi che puliamo anche loro. Ecco, facciamo vedere bene anche, quindi togli tutta praticamente tutto la parte... Tutto il carapace. Esatto. Le tenete quelle cose lì per fare qualche fumetto oppure buttate via tutto? Il carapace viene usato per fare la bisque, che abbiamo infatti un piatto che sono degli spaghetti con gli scampi e una bisque di gamberi con una granella di pistacchi e stracciatella. Ma però, buoni. E poi comunque non li buttiamo mai perché cerchiamo di recuperare il massimo possibile. Tutto. Per il ripieno ho preparato lo spada, sì, e un po' di gamberi che andranno cotti e sfumati, sì, con il brandy che è qua. Ok. Poi aggiungiamo un po' di scalogno
un pochino di prezzemolo e del pan grattato. Ok, quindi dopo viene mescolato praticamente tutto. Si fa una viene... farcia. Una farcia che poi viene... viene posizionata con il sac à poche all'interno del, del calamaro. E poi dopo il calamaro va in forno? Poi, come, dopo, oppure... il forno, poi dopo il calamaro viene cotto a bassa temperatura. Ah, viene... ok. Qua, uh-huh. E dopo invece... Fagli vedere la busta. Oh, allora, noi abbiamo naturalmente il calamaro che è già pronto, perché lo facciamo vedere. Ecco qua. Ecco qua. Riempiamo con la sac à poche la farcia che è stata fatta prima, riempiamo il nostro calamaro che poi verrà messo in sottovuoto con l'apposito sacchetto di temperatura per le cotture, verrà messo in questo strumento. Fallo vedere, scusami, a Tommy, vedere fai lui. Vedere a Tommy. E dove viene messo, Alessio? Facci vedere. Viene messo nel sous vide a cuocere a bassa temperatura per 20 minuti a 60 gradi. Ah, ok, quindi 20 minuti a 60 gradi, poi esatto. Lo tiri fuori. Si tira fuori, si raffredda e poi viene conservato, per cui questo qua non ci sono problemi perché comunque è già un prodotto semicotto. Ok, naturalmente noi adesso vi facciamo vedere le varie fasi, era già stato cotto in precedenza. Adesso poi è stato raffreddato per un attimo. In acqua e ghiaccio. Acqua e ghiaccio. E poi al momento del servizio, di chiamata del piatto, si taglierà questo sacchetto e si posizionerà con un goccio di olio extravergine sulla piastra bollente. Ok, adesso lo vediamo. Allora, esatto. Intanto che Alessio magari tagli il sacchetto e poi dopo ci fermiamo che andiamo di là sulla piastra. Quindi si taglia il sacchettino. Guardiamo il risultato. Usate molto la bassa temperatura, Alessio? Sì, assolutamente. Okay. Per la conservazione e per mantenere le proprietà del prodotto. Falli vedere a Tommy. Eccoli qua come sono. E questo è il risultato. E adesso ci fermiamo un attimo che andiamo un attimo alla piastra. Allora, i calamari sono pronti, giusto? Alessio è andato a prenderli, grigliati. È bastato qualche minuto perché essendo già stato precotto prima, certo, a bassa temperatura, per dare un po' di gusto di bruciacchiato con la griglia. E adesso come lo finisce? Adesso il piatto? Adesso viene decorato con un po' di nero di seppia sotto per fare il contrasto sul bianco del piatto. Ah, bello! È anche un artista tuo figlio. Ha fatto il liceo artistico, eh? Ah, hai fatto il liceo artistico? Sì. Anche. Ah, anche poi le nostre punterelle che abbiamo già saltato. Sì, perché anche quali scuole altre ha fatto? Cosa hai fatto la scuola alberghiera. Scuola alberghiera, dove? Ponte di Legno. Quindi hai voluto poi seguire le orme del papà o sei stato un po' indirizzato da tuo papà? Sì, una parte leggermente di... sì, leggermente indirizzato, conoscendo Claudio molto leggermente. Però poi andiamo a mettere i nostri calamari. Sì, bello, è una bella preparazione. Poi e dopo poi? Mettiamo un po' di cipolla caramellata per dare un po' di contrasto. Questo piatto è un piatto, voglio dire, estivo, è sempre stato in menù, l'avete inventato? Adesso avete sinceramente cambiato un po' il menù? Allora, abbiamo cambiato il menù anche perché sinceramente le cose sono cambiate, nel senso, avendo lo spazio esterno, prima non avendolo andavamo avanti con la nostra tradizione, adesso abbiamo puntato molto di più sul pesce, perché comunque speriamo di lavorare molto di più d'estate e sappiamo benissimo che d'estate vale la gente... Il pesce. Esatto. Sì, dei piatti un pochino più leggeri rispetto, insomma... Cioè la tradizione cremonese tu non l'hai, continui a farla, voglio dire, ci sono sempre questi piatti di tradizione. Certamente. Bene, piatto è pronto per essere assaggiato da noi, ci vediamo tra poco. Voi non sapete, ma c'è sempre un dietro le quinte molto divertente tra padre e figlio, vero Alessio? Sì, sempre, molto divertente. Siete un po' Sandra e Raimondo in cucina, siete un po' due galli.
C'è papà che interviene ogni tanto, eh. Senti Alessio, allora adesso che piatto ci prepari? Allora, la ricciola con gli asparagi. Sì. Allora, praticamente, spiegaci i vari passaggi. Noi prendiamo la ricciola intera, viene sezionata e tagliata, e ogni singola porzione viene messa sotto vuoto in questi sacchetti da cottura a bassa temperatura, che andiamo a cuocere adesso a 55 gradi per 15 minuti. Dopodiché viene tirato fuori il sacchetto, messo nell'acqua e ghiaccio per raffreddare per 20 minuti. Dopodiché si può tenere in frigorifero per qualche giorno, che non ha nessun problema. Al momento del servizio, che il cliente chiede il piatto di ricciola, noi lo tiriamo fuori dal frigo, andiamo a tagliare il sacchetto. Quindi anche questa è una preparazione, Alessio, lunga, se vogliamo, però abbastanza lungo. Anche... Diciamo che è lunga le preparazioni, ma poi quando all'esecuzione del piatto vero e proprio tutto viene molto facilitato. Certo. Mm-hmm. Asciughiamo sempre il pesce prima. Sì. E adesso andiamo a cuocerlo in padella. Ok, quindi ci dobbiamo spostare qua. Ho visto che è già tutto pronto. Vieni Tommaso, io scusami se ti passo davanti, io e Claudio stiamo qua intanto che Tommaso viene con te. Queste basse temperature, le usate anche per la carne, Claudio, oppure solo unicamente per il pesce? No, si può usare per qualsiasi cosa, non c'è un limite. Certo. Si possono usare sia pesce, carne, verdure. Le verdure rimangono belle croccanti, cioè può usare per fare un po' tutto, assolutamente. Allora Alessio, quanto dobbiamo aspettare per la ricciola? Una decina di minuti. Ok. 8 minuti, perché comunque è già cotta, deve soltanto fare la crosticina sopra e sotto. Sì. E poi dopo si può impiattare. Allora noi ci fermiamo un attimo. Allora, cosa hai fatto? Spiegaci un po' i vari passaggi. Allora, ripetiamo. Ho fatto fare la crosticina alla nostra ricciola. Sì. Che tanto era già cotta, praticamente. Sì. Noi controlliamo da dietro, ti sentirai un po' osservato. Poi ho fatto saltare gli asparagi. Sì. Dove ho cotto la ricciola, aggiungendo un pochino di burro e un goccino di vino bianco per dargli un po' di acidità. Mm-hmm. Adesso andiamo a mettere sopra gli asparagi. Stagione d'asparagi adesso, quindi li sfruttate. Fate anche qualche altro piatto adesso con gli asparagi? Sì, abbiamo anche lo sformatino di asparagi. Sì. Asparagi e formaggio grana. Ok. Ok. Poi finiamo con un po' di sale nero per fare un po' di contrasto nel piatto. Quindi il sale nero lo usi solamente per contrasto? Solo per contrasto. Ok. Sì. Del piatto russo, che mi piace molto questo piatto. E poi mettiamo qualche germoglietto, qualche visto germoglio. Lì che hai tutta una serie di germogli per terminare. Ecco, sono piatti, voglio dire, semplici. Allora, diciamo che la cottura a bassa temperatura in questo caso non ci ha fatto asciugare il pesce, ecco. Perché se avessimo usato solo ed esclusivamente la padella o il forno, di sicuro per cuocerlo ci sarebbe molto disidratato. Certo. In questo caso sono bastati pochissimi minuti con una padella antiaderente ad alta temperatura per fare caramellizzare la crosta ed è sufficiente, dentro rimane bello morbido e con la sua umidità. La gente, secondo te, a caso può preparare un piatto del genere con le basse temperature? Certo, assolutamente serve... sì. Ovviamente serve il sous vide, che serve per cuocere a una temperatura impostata da noi. E sia anche il tempo. L'importante è dopo che il sacchetto viene messo in acqua e ghiaccio. Ecco, sì, perché ho visto che tutte le volte tu poi lo metti. Assolutamente, per abbassare subito la temperatura. Per la conserva si conserva molto di più a lungo. La temperatura più bassa, perché ovviamente essendo nel sacchetto la trattiene di più la temperatura. Ok, perfetto. Va bene, allora un altro piatto per essere pronto per essere assaggiato da noi. Ci vediamo tra poco con il dolce. Terminiamo in bellezza, io che sono golosa, con un dolce. Alessio, che cosa ci prepari? È una sfogliatina di pasta frolla
con una crema pasticcera fatta al sifone e fragole fresche. Ok, per la pasta frolla, gli ingredienti? Pasta frolla, burro, uova, zucchero. Sì. Poi dopo viene steso nella sua formina e viene messo in forno. Mm-hmm. Il risultato è questo. È questo, ok. Molto leggera. Sì. Poi dopo prendiamo della panna. Sì. Ci aggiungiamo della crema pasticcera. Il risultato di tutto ciò deve essere un litro, quindi facciamo 50, 50 e 50 tra crema pasticcera e panna. Mischiamo il tutto, stemperiamo bene. Tu hai fatto, Claudio, intanto che mescola, adesso hai fatto il delivery? Sì, abbiamo fatto sia take away che delivery. Okay. Poi il delivery abbiamo smesso perché era un po' troppo impegnativo. E abbiamo proseguito con il take away fino a quando... Com'è andata? Abbastanza bene? Diciamo che negli ultimi tempi c'era molto molto ridotto. Come mentre mai? Invece... Ma perché forse le proposte erano diventate talmente tante che... Ah, ho capito. Non riuscivano a soddisfare. Mentre invece... Poi negli ultimi tempi qua proprio praticamente azzerato, da quando hanno riaperto i ristoranti all'esterno, si è praticamente azzerato questa tipologia di lavoro. Quindi voi non lo fate più, oppure continuate a farlo se qualcuno ve lo richiede? Se qualcuno ce lo richiede, beh, proprio ieri una persona ci ha chiesto delle cose e gliele abbiamo preparate. Gliele avete siamo preparate, qui. Certo, non assolutamente. È un problema. Allora, adesso stai tagliando, andiamo da Alessio, sì, tagliando le fragole. Comunque il composto, panna e crema pasticcera è dentro al sifone. Sì. Adesso andiamo a caricare il gas per fare in modo di avere la nostra crema chantilly montata all'evenienza. È comodo anche il sifone, comodissimo, vero Alessio? Si carica sempre al contrario per la sicurezza. Ok. Si lascia riposare in frigo un paio d'ore. E noi dovremmo però essere pronti adesso perché era in frigorifero. Una piccola mischiata e... Eccolo qua. Oh, che meraviglia, mamma mia. Viene proprio voglia di mangiarla. E quindi la finisci poi con le fragole, che hai tagliato. Esatto. È un dolce anche questo estivo. Sì, beh, di stagione, adesso le fragole. Certo. Siamo in piena produzione. Certo. Fragole e aglio. Allora, guardate che sta facendo questa bella montatura, ricopertura di questo tortino. Che cosa metti? Quello cos'è? Scusa che passion non sto fruit. Ah, un frutto della passione. Il frutto della passione come decorazione. Sì. E poi finiamo con una coulisse di Falla frutti di bosco. Vedere a Tommaso. Togliamo un attimo questo, scusavi pazienza, che così vede bene anche Antonio. Oggi sono con me Antonio e Tommaso, così facciamo così, così si vede bene quello che tu stai facendo. Buono. Quindi avete privilegiato nel menù Alessio e Claudio il pesce, perché sono dei piatti che sono più estivi. Certo. Fate sempre però anche qualche piatto di carne, magari l'avete rivisto. Sì, abbiamo, diciamo, ovviamente i piatti i grandi piatti cremonesi sono stati eliminati già dalla fine di marzo. Marubini. No, abbiamo la versione estiva dei marubini. Cioè? Sì, sono saltati, marubini saltati con burro aromatico, erbette aromatiche, e verdurine e il pangrattato. Però il ripieno è sempre quello del marubino. Uguale, al solito, sì. Quindi avete fatto la versione estiva del marubino, bella questa cosa. Esatto. Mi intriga, verrò ad assaggiarlo. Ovviamente abbiamo tolto i bolliti, il cotechino, ma questo lo facevamo comunque. Non ve li hanno mai chiesti d'estate? No, qualcuno lo chiede. Sì. Qualcuno lo chiede perché comunque è recensito su tutte le guide, certo. Per cui però loro non sanno che d'estate proporre il bollito sarebbe un po', un po' deleterio. Con i 40 gradi che ci aspettano a breve quando cambierà il tempo, esatto. Diventa un po'...
Qui abbiamo, abbiamo dei piatti di carne alleggeriti, ovviamente, comunque abbiamo tipo, sempre... Tipo, ad esempio, cosa avete fatto di carne alleggerita? Non so, dei roast beef? No, no. C'è il filetto tagliato molto alto con una salsa di senape, molto buono. Mm-hmm. C'è la coscia d'oca. Mm, buona. Le adesso... costine cotte a bassa temperatura, caramellate col miele, con miele e aceto balsamico di nostra produzione. E basta, sono quattro proposte di carni e quattro proposte di pesce. Okay. Abbiamo messo il fritto di Paranza, quello vero, buono, non calamari e gamberi, ma proprio con i pesci da spina, le piccole sogliolette, le trigliette. Buono, buono. Sente, quindi avete da poco cambiato il menù? Da quando abbiamo aperto fuori. Ah, quindi sono pochi pochissimi giorni. Esatto, esatto. Va bene, allora venite qua alla sosta ad assaggiare questi piatti, le nuove proposte. Posso dire qualcosa per l'amico... Sì, certo, vogliamo ricordare Emilio che purtroppo... Purtroppo non è più qui con noi. Un grande amico. È un grande amico, purtroppo è successo quel che è successo. Poi faceva parte anche di un gruppo qua a Cremona, andiamo indietro con gli anni. Avevate l'associazione dei cuochi, hanno fatto tante cose insieme. E quindi insomma ci guarda da lassù. Allora adesso chiudiamo la nostra trasmissione, andiamo a brindare sperando appunto in un futuro anche migliore per i ristoratori, che apra tutto e che la gente poi arrivi a Cremona. Ci vediamo tra poco per il brindisi finale. Allora, con cosa brindiamo, Claudio? Abbiamo scelto un'Alta Langa. Mi ispira quel vino qua molto. Sì, è molto particolare, un po' strutturato, ma è quello che piace qui a casa nostra, roba leggera, niente. Si è andato un po' con tutti questi piatti? Questo è fantastico, soprattutto, cioè non è proprio uno spumante d'aperitivo, perché è molto strutturato, per cui mangiando, insomma, la ricciola è un pesce piuttosto grasso, il calamaro con il suo ripieno. Di sicuro non certo con la sfogliatina, certo, con la crostatina. Vabbè, con la sfogliatina noi beviamo questo e poi si vedrà andando avanti con la sfogliatina che vino ci sceglierai. Certamente. Allora, avete sempre aperto? Cosa avete scelto di fare? Allora, dopo abbiamo, questo lockdown? Abbiamo scelto di tenere aperto tutti i giorni. Per fino a quando si arriverà all'apertura anche all'interno, per cui fino al primi di giugno, poi andremo avanti, vedremo di capire se ci sarà la necessità di avere tutti i giorni di apertura, poi dopo decideremo, o altrimenti ritorneremo come prima, chiuderemo la domenica sera e il lunedì. Quante persone ci sono in cucina che lavorano con te, Alessio, che prima non te l'ho chiesto? Adesso noi registriamo naturalmente anche fuori dagli orari canonici, perché la cucina deve lavorare, e siamo oggi non abbiamo visto nessuno, quattro. Però ci sono... Siamo quattro in cucina. Tutti uomini? Tutti uomini, sì. Ok, e in sala? Siamo io e mia moglie, stiamo cercando una persona, faccio l'appello. Vabbè, giusto. Abbiamo bisogno di una persona fuori, perché comunque se faremo dentro e fuori... faremo un po' troppa fatica in due. In tutto, tra dentro e fuori, quanti, se ci sono anche queste distanze eccetera, quanti posti a sedere avete? Dovremmo riuscire a farne una quarantina all'interno e una ventina all'esterno, più o meno. Bene, allora alle riaperture totali e brindiamo, un bel brindisi, prosit. Sì. E noi ci vediamo. Salute. Lunedì prossimo alle 20:30 il canale L'80 Cremona 1, cosa bolle in pentola. Seguitemi sempre. Salute. Ciao a tutti. Salute. Ciao. Ciao. No, nel senso, un po' mia, poi fate vedere una ricciola grossa così, sfilettarla e cos'è? No, cioè, sto che vindè.